Torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Corea del Nord dopo il nuovo test missilistico di Pyongyang. Il lancio si è rivelato un fiasco con l'esplosione in volo del vettore, ma è una nuova sfida per Washington. Hanno mancato di rispetto alla Cina, fa sapere con un tweet Trump, che aveva già evocato il rischio di un grande conflitto. In 30.000 al Cairo per la messa di Papa Francesco, l'unico estremismo ammesso per i credenti è la carità. Così Bergoglio ribadisce il no alla violenza in nome della religione. Ieri l'abbraccio della riconciliazione con il grande imam Al-Azhar e l'incontro con il presidente Al-Sisi. Domani le primarie del PD con l'incognita dell'affluenza. Renzi lancia un appello al voto, difende il diritto dei cittadini di scegliere chi deve governare. Orlando avverte, se vince Renzi farà l'alleanza con Berlusconi, se vinco io costruirò un nuovo centro-sinistra. Di Maio, Movimento 5 Stelle, annuncia la disponibilità a trattare con il PD sulla legge elettorale. Oggi a Bruxelles leader europei riuniti per decidere le linee guida dei negoziati per il divorzio con la Gran Bretagna. Per Londra non dovrà essere una passeggiata, aveva avvertito la cancelliera tedesca Angela Merkel, ma per il premier italiano Gentiloni in gioco a partire da oggi c'è anche il rilancio dell'Unione. Il presidente del Senato Grasso interviene sulle accuse alle ONG. Bisogna parlare delle indagini quando sono concluse. Il riferimento è al procuratore di Catania Zuccaro, che ha evocato legami tra gli scafisti e alcune organizzazioni umanitarie. Ora tutti i politici non solo chiedono approfondimenti della magistratura completi e veloci. Ne parleremo tra poco in TG Cronache. Italia spezzata sul fronte lavoro e stipendi. Al nord le buste paga più pesanti. Bolzano guida la classifica. È la provincia che, oltre ad avere il tasso di disoccupazione più basso, ha anche le retribuzioni più alte. Ad Ascoli gli stipendi più magri. Sul fronte occupazione, in fondo alla lista, c'è Reggio Calabria, con un tasso del 37,1%. Nell'anticipo di Serie A la Juventus fermata sul pari dall'Atalanta, i bianconeri raggiunti nel finale protestano per un rigore negato. Questa sera Torino-Sampdoria per la Formula 1 nelle libere del Gran Premio di Russia, Ferrari davanti alle Mercedes, tra poco a caccia di una pole position che manca da troppo tempo. Buongiorno, benvenuti al telegiornale della 7. Cominciamo dunque dalla Corea del Nord, perché il lancio del missile balistico che è avvenuto questa notte è stato giudicato molto negativamente da tutta la comunità internazionale. Si trattava naturalmente di un missile di corto raggio, però in grado di colpire la vicina Seul. Lanciato verso il Giappone, è stata subito immediata la reazione del premier giapponese Shinzo Abe, che ha detto si tratta di un fatto assolutamente inaccettabile. Invece non sono stati minacciati gli Stati Uniti del Nord, hanno fatto sapere da Washington, ma la tensione resta davvero altissima. L'amministrazione di Donald Trump dice che sul tavolo restano tutte le opzioni, naturalmente anche quella militare. Come era già accaduto il 16 aprile scorso, anche questo missile è esploso in volo pochi istanti dopo il lancio dalla base di Bucheng, nella provincia meridionale del paese. La Corea del Sud, dove da alcuni giorni sono state dislocate le batterie antimissile del sistema statunitense THAAD, ha tirato un sospiro di sollievo, almeno fino al prossimo lancio. Il programma di perfezionamento del vettore a medio raggio KN-17 dunque ha subito un nuovo arresto, ma non la propaganda di regime. Il messaggio è chiaro, continuare ad ignorare gli appelli della comunità internazionale che invece chiede alla Corea del Nord di fermare il suo programma di armamento. Il regime di Pyongyang mostra muscoli in un confronto sempre più duro con gli Stati Uniti. Per Donald Trump l'ultima provocazione nordcoreana è una presa di distanza dalla Cina, principale sostenitore ed alleato di Pyongyang. La Corea del Nord, ha scritto in un tweet il presidente degli Stati Uniti, ha mancato di rispetto agli auspici della Cina e al suo altamente rispettato presidente, lanciando oggi, anche se senza successo, un missile. Da quando si è innescata la crisi tra Washington e Pyongyang, la Casa Bianca ha affidato al presidente cinese Xi Jinping il difficile compito della ripresa del dialogo con il dittatore. Pechino, che ha inviato a Washington il suo ministro degli esteri, propone che Pyongyang rinunci al suo programma nucleare, ma che contestualmente Seul e Washington interrompano le manovre militari congiunte. Una proposta, quella cinese, che finora è rimasta inascoltata.
Anche la Russia di Putin insiste perché la diplomazia faccia il suo corso. La nostra scelta deve essere quella di utilizzare gli strumenti diplomatici. L'uso della forza è totalmente inaccettabile, ha detto il vice ministro degli esteri russo Gennady Gatilov. Dal Cremlino una ferma opposizione anche all'ipotesi di applicare sanzioni per piegare il regime di Kim Jong-un. Ieri il segretario di Stato Tillerson aveva chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di adottare nuove sanzioni economiche. Le Nazioni Unite devono agire ora, ha detto il responsabile per la politica estera statunitense. Noi preferiremmo un negoziato, siamo pronti a fornire aiuti umanitari alla Corea del Nord se rinuncia all'atomica, ma la pazienza è esaurita, tutte le opzioni sono sul tavolo per difendere il nostro paese e i nostri alleati. Secondo e ultimo giorno della visita di Papa Francesco al Cairo, il Papa Bergoglio ha avuto un colloquio privato con il presidente egiziano Al-Sisi, nel corso del quale, secondo i media egiziani, ma non ci sono conferme da parte del Vaticano, si sarebbe parlato di Giulio Regeni. In mattinata c'è stata anche una grande messa, hanno assistito 30.000 persone, tra i quali naturalmente cattolici, ma anche ortodossi e musulmani. Nel più grande paese arabo del Mediterraneo, Papa Francesco condanna il terrorismo islamista e predica il rispetto dei diritti civili. Con implicito riferimento a Giulio Regeni, trucidato al Cairo, argomento forse anche di un colloquio privato con Al-Sisi. Temi che assumono un significato forte in Egitto, dove non si esita ad usare la violenza per combattere dissidenti e oppositori. Con il paese che gioca il ruolo di ponte del mondo sunnita, il pontefice vuole creare un'alleanza di pace, più che un viaggio, una missione, quella del Papa, gettare basi di fede comune per contrastare quella che più volte è chiamata una guerra mondiale a pezzi. Dio gradisce solo la fede professata con la vita, perché l'unico estremismo ammesso per i credenti è quello della carità. Il Papa celebra la messa nell'Air Defense Stadium davanti a 30.000 persone. Bergoglio condanna ogni estremismo e si riferisce sia al mondo cristiano che al mondo islamico. Parole pronunciate in un paese dove una deriva dell'integralismo islamico sconfina nel terrorismo dell'ISIS. Ad ascoltarlo i cattolici, ma sono pochi, in Egitto meno dello 0,30%. Nella cittadella dell'aeronautica ci sono soprattutto copti ortodossi e molti musulmani. È meglio non credere che essere un falso credente, un ipocrita. La vera fede, prosegue il Papa, ci porta a difendere i diritti degli altri con la stessa forza con cui difendiamo i nostri. In Egitto l'omicidio barbaro del ricercatore italiano Giulio Regeni è ancora senza colpevoli. I genitori avevano rivolto un appello al pontefice perché chiedesse giustizia. Secondo la stampa egiziana, Francesco ne avrebbe parlato ieri in un colloquio con il presidente Al-Sisi, ma non ci sono conferme. Certo, in tanti hanno pensato a Regeni quando Bergoglio ha citato il dolore delle famiglie che piangono i loro figli e figlie ed ha rivendicato un incondizionato rispetto dei diritti umani. Bergoglio ha usato dure parole anche contro il terrorismo. Bisogna smascherare la violenza che si traveste da presunta sacralità e denunciare i tentativi di giustificare ogni forma di odio in nome della religione. Domani i simpatizzanti del Partito Democratico voteranno per eleggere il nuovo segretario. Secondo tutte le previsioni dovrebbe avere la meglio il dimissionario Matteo Renzi, però sono tanti i temi sul tavolo, l'affluenza, eventuali alleanze programmatiche e di governo su cui i tre sfidanti continuano ancora adesso appunto a sfidarsi. Non lasciate la politica a chi non si misura con i voti ma prova a riportare tutto nelle segrete stanze. Le primarie restituiscono potere ai cittadini, andate a votare. A meno di 24 ore dall'apertura delle urne, Matteo Renzi lancia l'ultimo appello agli elettori del Partito Democratico perché si rechino ai gazebo per scegliere il nuovo segretario del PD. Dicono che se solo 1 milione di persone andrà a votare sarà un flop, ma noi raccogliamo la sfida, superiamo quella cifra. Esorta Renzi via social network in un colloquio con i suoi followers, cercando di ridimensionare il timore peggiore di queste ore, la scarsa affluenza al voto.
Difendo il diritto dei cittadini di scegliere chi deve governare la città, il partito e il paese, senza parlare male degli altri candidati, dice, ma raccontando quale idea abbiamo per l'Italia di domani. E non a caso ieri Renzi ha scelto di chiudere il suo tour elettorale a Bruxelles, dove, accompagnato da un centinaio di giovani, ha lanciato le sue proposte per cambiare l'Europa. A sostegno del voto di Renzi ieri è sceso in campo anche il premier Paolo Gentiloni, una mossa che gli altri due candidati alla segreteria non hanno gradito. Il rush finale per Renzi in questi ultimi giorni è stato fatto dal governo e non dal suo comitato, la critica che arriva dallo staff di Andrea Orlando, che insieme a Michele Emiliano continua ad attaccare l'ex premier anche sul tema delle future alleanze, l'altro nodo oltre all'affluenza che sta animando in queste ore il dibattito all'interno del PD. L'accusa è che Renzi si possa alleare con Berlusconi dopo il prossimo voto alle politiche, eventualità che l'ex premier non ha escluso nel caso venga varata una legge elettorale fortemente proporzionale. Proprio per evitare le larghe intese con Forza Italia, il guardasigilli, che spinge invece per ricostruire il centrosinistra insieme a Giuliano Pisapia, propone di inserire un premio alla coalizione e non alla lista, come vuole invece Renzi, che continua a guardare al centro, perché con i radicali si vincono le primarie, ma poi si perdono le elezioni, ha detto ieri da Bruxelles. Vincerà le primarie e poi perderà le elezioni, pronostica lapidario il governatore della Puglia Michele Emiliano, che sprona ad archiviare il renzismo e si prepara a combattere la sua battaglia all'interno del partito, lanciando il suo anatema al rieletto segretario. Lo farò impazzire. Risultati quelli delle primarie del PD che la 7 seguirà con una lunga diretta di Enrico Mentana, molti gli ospiti in studio oltre agli inviati nei gazebo. E al PD arriva l'appello dei 5 Stelle, scelgano tra noi o Berlusconi, il tema naturalmente è quello della legge elettorale, infatti la prossima settimana concretamente si comincerà a parlarne in Parlamento, in particolare in Commissione Affari Costituzionali. Avendo fatto sia il sindaco che facendo il Presidente del Consiglio, le sembrerà strano, ma una qualche differenza l'ho notata anch'io. Grazie. Sono passati 3 anni, era il giugno 2014, e con una battuta sarcastica e una stretta di mano si chiudeva l'ultimo incontro sulla legge elettorale tra PD e 5 Stelle, o meglio, tra Renzi e Di Maio. Erano altri tempi, si discuteva del Democratellum, la proposta grillina per una riforma proporzionale del sistema, in un clima tiepido tra i due leader che alla luce del sole, in diretta streaming, discutevano apertamente prima del duro dibattito sulla riforma costituzionale e dell'Italicum bocciati da referendum e corte. Oggi si riparte da zero, o meglio dall'intervista di stamattina del vicepresidente della Camera Di Maio. Niente streaming, nessuna consultazione del popolo 5 Stelle sul web, ma la proposta dalle colonne del Corriere della Sera, o con noi o con Berlusconi. L'idea di Di Maio è di stanare Renzi partendo dal Legalicum, la legge elettorale della Camera, frutto delle correzioni della consulta, e su uno schema, stavolta maggioritario, abbassando la soglia del premio di maggioranza dal 40 al 35%, idea già bocciata da Alfredo Dattore di Articolo 1. L'invito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad affrontare il tema e ad arrivare a risultati concreti in tempi brevi pare aver accelerato le operazioni e le trattative. Nel merito, la discussione parlamentare inizierà la prossima settimana con Andrea Mazziotti, relatore della Camera e Presidente della Commissione Affari Costituzionali, che porterà in Commissione un testo base di riforma. Dopo gli emendamenti da presentare entro il 12 maggio, la proposta dovrebbe essere votata il 25 e arrivare in aula, come deciso dai capigruppo di Montecitorio, il 29 maggio. In attesa di capire l'orientamento della legge, maggioritario o proporzionale, il PD lancia chiari messaggi su possibili alleanze. Quella con Pisapia è naturale, ma con i fuoriusciti Dem sarebbe imbarazzante per noi e per loro, dice Luigi Zanda, capogruppo del PD al Senato, che chiude a Speranza e Bersani, escludendo nuove scissioni dopo le primarie. Di Andrea Orlando e Michele Emiliano sono certo, li conosco, prosegue Zanda. Non si partecipa alle primarie per andarsene se si perde. Prima che questione politica è un punto d'onore. C'è stato un piccolo incidente domestico per Silvio Berlusconi che gli è costato 3 punti di sutura al labbro e il leader di Forza Italia è inciampato in un tappeto della sua casa di Portofino, è caduto, ha battuto la testa procurandosi questa ferita. Il ex premier per precauzione è rientrato a Milano dove è stato medicato, niente di grave, fa sapere il suo medico curante. E adesso parliamo di Bruxelles perché è in corso un importante vertice straordinario, quello dell'addio definitivo del divorzio con Londra dall'Unione Europea e proprio poco fa è uscita la notizia che le linee guida dell'Unione per il negoziato sulla Brexit sono state approvate all'unanimità, lo ha annunciato il Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk.
La Gran Bretagna dovrà pagare il conto per l'uscita dall'Unione. Le parole di François Hollande all'arrivo al nuovo palazzo del Consiglio europeo fanno capire che aria tira oggi a Bruxelles, nel giorno in cui la Brexit comincia ad assumere concretezza. E come ha detto l'altro ieri davanti al Bundestag Angela Merkel, i britannici non devono farsi illusioni, non sarà una passeggiata. In realtà i soldi di cui si discute oggi non sono una specie di tassa d'uscita dall'Unione, sono semplicemente quelli che Londra si è già impegnata a versare come contributo al bilancio e secondo i 27 è una promessa che deve essere onorata finché il regno di Elisabetta non sarà ufficialmente uscito dall'UE. Soldi, cittadini e Irlanda sono i tre argomenti che secondo il Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk devono essere discussi prima di ogni altra cosa, prima di poter passare a un'altra fase di trattative, quella sul futuro rapporto tra l'Unione e il suo ex Stato membro. Dei soldi abbiamo detto, il tema cittadini riguarda la tutela dei diritti dei cittadini europei appunto che risiedono oltre Manica. Su questo punto è stato particolarmente chiaro Paolo Gentiloni. Daremo la priorità assoluta alla difesa dei diritti acquisiti dei circa 500.000 cittadini italiani che risiedono nel Regno Unito. Senza un accordo su questo non possono esserci accordi seri. E la sfida qui, aggiunge Gentiloni, non è solo di gestire il negoziato con il Regno Unito, ma anche quella di rilanciare l'Unione, in particolare nella politica economica e sulla questione migranti. L'argomento Irlanda poi riguarda il futuro status delle contee del nord dell'isola, oggi sotto il controllo britannico ma un giorno chissà pronte a rientrare nell'Unione se un referendum sancisse la volontà popolare di riunirsi a Dublino. Almeno questa è la garanzia che il premier irlandese Enda Kenny chiederà ai suoi colleghi di mettere nero su bianco. Ma se il Regno Unito procede dritto sulla strada della Brexit e prima ancora dell'elezione convocata da Theresa May per il prossimo 8 giugno, qui oggi a Bruxelles i 27 cominceranno anche metaforicamente a dividersi le sue spoglie. Nella fattispecie si comincerà già a discutere su dove spostare le agenzie europee che hanno sede a Londra. L'Agenzia Bancaria Europea che controlla l'attività degli istituti di credito e l'Agenzia Europea del Farmaco alla quale in particolare punta l'Italia che vorrebbe vederla trasferirsi a Milano. Allora, domenica 7 maggio si vota in Francia per il secondo turno delle elezioni presidenziali, per il ballottaggio, e questa mattina Marine Le Pen, che si è autosospesa momentaneamente dal Front National il tempo di fare la campagna elettorale, ha dato un annuncio importante, ha detto che in caso di vittoria il suo primo ministro sarebbe Nicolas Dupont-Aignan, è il leader del movimento sovranista che al primo turno ha conquistato il 4,7% dei voti, i due dunque hanno fatto un accordo. E in viaggio nel sud-est della Francia per una visita dedicata agli agricoltori, il candidato centrista alle presidenziali Emmanuel Macron ha definito questa alleanza a destra tra Nicolas Dupont-Aignan e Marine Le Pen una combine di apparato destinata a risolvere i problemi di credibilità di Le Pen e quelli di finanziamento di Dupont-Aignan. Chi continua invece a non dare indicazioni per il ballottaggio è il leader della sinistra radicale, Jean-Luc Mélenchon, che però ieri ha annunciato che il 7 maggio voterà e ha detto che naturalmente lui non voterà mai per il Front National. Poi inoltre c'è ancora un'altra notizia che è arrivata in mattinata dalla Francia, ricorderete che c'è stato recentemente un grave attentato sugli Champs-Élysées dove è morto un agente di polizia. Questa mattina il padre di questo agente è stato arrestato nella banlieue dove vive perché è entrato in un commissariato e ha minacciato i poliziotti perché non gli hanno dato, a suo dire, il permesso per seppellire il figlio nel cimitero locale. Ma ora passiamo invece a parlare dell'economia che è sempre sullo sfondo di tutto e oggi ci sono dei nuovi dati statistici che ci raccontano ancora una volta di come il lavoro sia molto diverso al nord e al sud Italia, come del resto sappiamo anche il non lavoro, ovvero la disoccupazione. Al nord si lavora di più e si guadagna di più che al sud. Non è una novità, ma vederlo ogni volta certificato dai numeri fa un certo effetto. Le ultime cifre le fornisce l'Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro e la realtà che racconta è questa. La provincia di Bolzano è quella dove i dipendenti hanno le buste paga più pesanti, una media di 1.476 euro. Al contrario, ad Ascoli Piceno, che non sarebbe nemmeno sud ma centro Italia, la media è di 925 euro, praticamente un terzo di meno.
Ciò che è interessante notare inoltre è il grado di occupazione che segue quasi di pari passo quello della retribuzione. A Bolzano infatti lavora il 72,7% della popolazione attiva, mentre per trovare una città del sud, o meglio, ancora una volta, più correttamente non del nord, bisogna scorrere la classifica fino a trovare L'Aquila, dove gli occupati sono il 52%, 20 punti sotto. Perché quando invece si vanno a guardare le cifre di quello che correttamente definiamo sud della penisola, Reggio Calabria ad esempio, si crolla al 37% di occupazione. Si tratta dell'ultima provincia di questa classifica, ma non è che nelle altre zone si riscontrino dati molto diversi. E di pari passo con la disoccupazione va anche la mancata occupazione delle donne. In Puglia, nella provincia di Adria e Barletta, lavorano solo 2 donne su 10, così come in Campania. Al contrario di quanto non avvenga a Bologna, ad esempio, dove si arriva al 66%, così come a Bolzano del resto. Le donne infatti scontano, oltre alla mancanza di lavoro, anche quella di servizi, in particolare all'infanzia, che rendono meno conveniente l'impiego rispetto all'accudimento dei figli. Figli che una volta cresciuti non faranno nulla. I cosiddetti NEET, ovvero i ragazzi che non studiano e non lavorano, a Bolzano sono solo il 9%. Nel medio campidano, Sardegna, sfiorano il 42%. Per le notizie sportive cominciamo dal campionato di calcio di Serie A con la Juventus che pareggia con l'Atalanta e protesta per un rigore negato. L'Atalanta è squadra giovane, frizzante e veloce, che presta tutto campo, molto simile ai francesi del Monaco, prossimo avversario della Juve in semifinale di Champions League. È questa l'unica preoccupazione di Massimiliano Allegri, che dovrà affrontare un avversario con quelle caratteristiche, ma con più talento a disposizione. I bianconeri non avranno certo il calo di tensione visto ieri nel primo tempo a Bergamo, ma dovranno stare attenti all'aggressività dei francesi. Per il resto, alla Juve è bastato giocare una ripresa da Juve per ribaltare l'1-0 del giovane Conti. 2 gol, Dani Alves e l'autorete dello sfortunato Spinazzola, tante occasioni create e un calcio di rigore che manca all'appello. Niente turnover, tutti titolari in campo perché Allegri vuole fare un passo alla volta. E anche se quello di ieri è un mezzo incidente di percorso perché la squadra di Gasperini ha pareggiato allo scadere facendo imbestialire il tecnico bianconero, i punti sulla Roma sono diventati 9. Un bottino massiccio considerando che domani all'ora di pranzo i giallorossi sfideranno nel derby la Lazio, vera bestia nera di quest'anno. Adesso comunque la Juve avrà tutto il tempo per preparare la semifinale di andata di Champions in programma mercoledì prossimo a Monte Carlo. È un risultato che ci deve far riflettere perché mercoledì a Monaco troveremo una squadra che gioca simile all'Atalanta con grande velocità, con grande corsa e tecnica negli spazi. E la seconda cosa è il fatto che il campionato non è assolutamente chiuso perché mancano 7 punti a arrivare al 91. La 34esima giornata invece proseguirà stasera con l'altro anticipo tra Torino e Sampdoria, ma tutti gli occhi sono puntati sul derby capitolino e su Inter-Napoli. Spalletti, dopo aver vinto la prima sfida di campionato, ha poi dovuto incassare la bruciante eliminazione dalla Coppa Italia. Persa ormai quasi ogni speranza per lo scudetto, i giallorossi dovranno difendere il secondo posto dal Napoli, che incalza a 4 punti. Anche la Lazio però ha interessi di classifica per tenere lontana l'Atalanta dalla quarta piazza. Basta figuracce, il patto dell'orgoglio nello spogliatoio dell'Inter dovrà garantire unità di intenti per tentare la corsa disperata all'Europa League. A San Siro domani sera arriva il Napoli dall'attacco delle meraviglie, ma anche con la difesa che ha subito 35 gol in campionato. E per la Formula 1 invece c'è il Gran Premio di Russia con la Ferrari alla ricerca di una pole position che manca da troppo tempo. Ultra soft, la parola magica, ovvero la nuova mescola che Pirelli, gommista unico della Formula 1, fa debuttare in pista sul circuito russo di Sochi e che potrebbe permettere alla SF70H, la Ferrari della rinascita, di sfatare un altro tabù degli ultimi anni, quello della pole position, che manca dal Gran Premio di Singapore 2015. Ultra soft come l'Excalibur dell'asfalto, insomma come pietra filosofale della pista, per consentire alla scuderia di Maranello, leader dopo 3 Gran Premi sia tra i piloti che tra i costruttori, di interrompere il soliloquio a Mercedes nel Gran Premio di Russia. 3 volte in pole, 3 vittorie da quando è in calendario. Ma tra poco più di un'ora le cose potrebbero essere diverse. La Ferrari, che sta mettendo all'angolo il team tricampione del mondo, ha davvero volato nelle prove libere di ieri e di questa mattina, sia come tempi sul giro secco che come passo gara, sempre davanti a tutti.
Il rinato Vettel, ma anche il risvegliato Raikkonen hanno salutato al meglio l'equilibrio di una monoposto che porta subito in temperatura queste ultra soft, al contrario delle complesse Mercedes di Hamilton e Bottas, costretti ad inseguire e soprattutto a faticare tanto di volante e di pedali su una pista in cui la caccia alla pole è particolarmente importante per due ragioni. Il circuito non si presta a sorpassi facili e consuma poco le coperture, facendo ipotizzare strategie basate su un solo pit stop. Hamilton ha ammesso come forse mai prima il gap, un divario che va oltre la pretattica del giocare a nascondersi e che probabilmente nemmeno la proverbiale capacità tedesca di trasformarsi nel giorno della pole potrà colmare. Era la nostra ultima notizia, rimanete però con noi, c'è TG Cronache con Raffaella Di Rosa, molte altre notizie, tra l'altro la bufera sulle ONG che è stata scatenata dalle dichiarazioni del procuratore di Catania. Grazie per essere stati con noi anche oggi e buon sabato.